Il Monte Giorgio raggiunge il pareggio negli ultimi minuti contro la Vastese, in una gara non tra le più spettacolari, anche a causa del fastidioso vento che spirava sul Tamburrini. Gli abruzzesi possono mangiarsi le mani per un successo sfumato proprio al fotofinish. Al terzo occasione per parte, prima Giambè che serve Rozzi, il quale spara verso la porta, ma Bardini para. Poi, sul capovolgimento di fronte, palla a Palumbo che impegna Mercorelli. Al sesto si rivede il Monte Giorgio con Giambè che è troppo egoista, invece di servire un compagno meglio posizionato, calcia verso la porta, con Bardini che non si scompone. Al dodicesimo la gara si sblocca. Il cross dalla sinistra di Esposito trova solo sul secondo palo Filippo Bardini che insacca nell'area piccola. Il Monte Giorgio accusa il colpo e rischia di subire anche la seconda rete, ma la difesa riesce a respingere le minacce biancorosse. Al diciottesimo punizione di Omiccioli che pesca la testa di Ferrante, ma Bardini para a terra. Al quarantunesimo angolo di Trillini, palla viene respinta dalla difesa abruzzese sui piedi di Omiccioli, ma la conclusione viene deviata e il pallone arriva docile tra le braccia del portiere. L'ultima occasione della prima frazione ce l'hanno ancora i padroni di casa, al 43esimo con un tiro dal limite di Mariani che mira l'angolino basso, ma Bardini in tuffo disinnesca la minaccia. La ripresa si apre con una doppia occasione per Cosmo Palumbo che non inquadra la porta. Al 12esimo Bardini conquista palla sull'auto sinistro, converge verso il centro e prova il tiro a giro, ma il pallone passa vicino all'incrocio. Al 15esimo si rivede il Monte Giorgio con il neoentrato Marchionni che calcia, il pallone diventa buono per Giambè, ma Bardini esce bene e sventa la minaccia. Al 20esimo Vittorio Esposito appena entrato ci prova, ma Mercorelli para a terra. Al 28esimo conclusione secca di Marchionni con Bardini attento. Quando la Vastese stava controllando bene la gara arriva il pareggio. Corre il 42esimo quando Marchionni si inventa una giocata d'applausi, conquista palla lungo l'auto sinistro, salta a due uomini e di esterno batte Bardini sul palo lungo. È in pratica questa l'ultima emozione di una gara fortemente condizionata anche dal vento. Eh sì, considerate che stiamo giocando da tanto tempo con una rosa ristretta, abbiamo avuto qualche infortunio, oggi abbiamo recuperato Di Nicola e Marchionni, però dopo tre settimane che erano fermi siamo stati costretti per forza a buttare dentro Di Nicola subito e Marchionni a partita in corso, però dai, i ragazzi si sono comportati bene, il percorso che hanno fatto fino adesso penso insomma che siano davanti agli occhi di tutti. Ma io penso che la Vastese sia una delle squadre più forti del girone, intanto c'è da dire questo. Poi sì, è stata una partita difficile, diciamo anche condizionata dal vento, sia per noi che per loro. Non è stato uno spettacolo eccezionale per chi l'ha vista, perlomeno per me. E quindi dai, è stata una partita sporca, giocata sulle seconde palle, tanti palloni buttati. Noi abbiamo cercato di fare qualcosa a palla a terra come facciamo di solito, ma con questo vento, con questo terreno era difficile. Dai, alla fine penso che il pareggio sia giusto. Dare di voi per fare un grosso in bocca al lupo a Paolo Tortelli, giocatore del Tolentino, che siamo contentissimi, io personalmente e anche i ragazzi che nella sua degenza fermo mi hanno sempre chiesto, io ero in contatto con un amico del padre, quindi sapevamo giornalmente quello come stava e lo abbracciamo da parte di tutti, gli auguriamo tutto il bene possibile e che possa tornare al più presto in mezzo al campo. Sì, sì, purtroppo è la realtà. E venire via da Monte Giorgio con questa sensazione come se avessi perso, però in realtà invece sulla carta prima della partita sarebbe stato un ottimo punto, significa che abbiamo fatto delle ottime cose, credo che si poteva chiudere prima la partita, abbiamo dato un'occasione con Vittorio Esposito clamorosa, ma anche altre, il tiro di Palumbo, il tiro di Alonzi usciti di poco, però poi ecco la giocata, quando una squadra è lì davanti a giocatori importanti, la giocata la trovano e è venuto fuori il pari. Peccato perché i tre punti erano veramente importanti per chiudere il girone d'andata in maniera incredibile, con grande capacità di ottenere dei risultati importanti come quello che poteva essere la vittoria qui a Monte Giorgio.